Siamo al tavolo tecnico Credito Consapevole organizzato dall'OIC insieme all'Associazione Prode Italia. Siamo con Enea Franza, responsabile ufficio Consumer Protection della Consob. Un incontro importante per affrontare una tematica come il sovraindebitamento e la crisi d'impresa. Sì, un incontro necessario perché occasioni come queste danno il polso di quello che sta accadendo nel Paese. In effetti, tra i compiti del mio ufficio c'è anche quello del rapporto con le associazioni di consumatori. E in questo contesto riusciamo a uscire dal quadro generico e andare a verificare con mano quali sono i problemi effettivi delle persone e soprattutto dibattere prima in un consesso ben informato e al di fuori insomma delle torri d'avorio di quelle che possono essere nel settore semplicemente di studi, ma dibattere quali sono i problemi concreti e trovare soluzioni in un dibattito franco e aperto su come intervenire in queste materie successi molto molto calde. Sicuramente il contributo della Consob, delle autorità è importante per riuscire a fare un punto e a dare effettivamente delle soluzioni ed un indirizzo per risolvere queste difficoltà. Sì, in realtà questo mi conforta sempre più del fatto che un programma di educazione finanziaria sia estremamente necessario, perché anche nelle situazioni di sovraindebitamento dell'imprenditore, che dovrebbe essere considerato un soggetto conscio della sua attività e capace di gestire anche prodotti finanziari, invece occasioni come queste evidenziano in realtà la debolezza e come anche questi soggetti sono preda dei bias cognitivi e quindi come anche loro ad un certo punto non si rendano conto e cadono in un loop per cui in realtà aggiungono debito a debito. Quindi in questo caso effettivamente leggi come la legge 3 del 2012 e altri interventi di questo genere possono essere necessari e sono fondamentali per affrontare il problema prima che si incancrenisca.